Amici sportivi alla visione, campo sportivo Modestino De Cicco di Prato La Serra, 23esima giornata del campionato nazionale Under 16 riservato alle società di Serie A e B, si affrontano sul rettangolo di gioco in questo derby campano, Avellino e Salernitana. Passiamo subito alla lettura delle distinte, partiamo dalla squadra padrona di casa, l'Avellino che schiera Pizzella tra i pali numero 1, numero 2 Gargano, 3 Cimmino, 4 Sagna, 5 Pastina, 6 Corcione, 7 La Monica, 8 Tortora, 9 Coiro, 10 Paudice, 11 Strianese. A disposizione Pone, Noviello, Caputo, Farinelli, Calise, Caso, Sabatino, Dello Russo e Pacilli. Allena il signor Dario Rocco. La Salernitana schiera Prudente tra i pali, numero 1, 2 Cesarano, 3 Gambardella, 4 Volpe, 5 Galiano, 6 Guagacino, 7 Del Regno, 8 Monaco, 9 Schiavone, 10 Novella, 11 Iannone. A disposizione Giordano, Inghilterra, Fucci, Petrucci, Derogatis, Landri, Ferrara, Sorbo e Pinto. La terna arbitrale è composta dai signori Carrione di Castellammare di Stabia, l'arbitro. Gli assistenti sono Leonemi di Fratta Maggiore e Iazzetta, anche egli di Fratta Maggiore. È tutto pronto per l'inizio di questo derby. Maglie nella tradizionale casacca per entrambe. Il calcio d'inizio sarà battuto dalla Salernitana. L'Avellino nel corso di questi primi 40 minuti attaccherà dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi. Gesto d'intesa tra arbitro ed assistenti che vanno a guadagnare la loro metà campo di competenza. Si attende il fischio d'inizio. Buon divertimento, buon derby Avellino-Salernitana Under 16. Il colpo di testa di Gargano, a spizzata di Gambardella, c'è subito rimessa laterale per la formazione di casa. È pronto il numero 2 Gargano, palla per il compagno. Si lotta in un fazzoletto di campo, il palleggio di Novella, palla ricacciata in avanti, il tocco di Tortora ad anticipare Volpe, Paudice, Corcione, si incarta Corcione, ne approfitta Novella per la Salernitana, il lancio in avanti di Del Regno, Schiavone, la sovrapposizione di Cesarano, l'ultimo tocco è di Cimmino, calcio d'angolo per la Salernitana. Quando la partita è iniziata da 1 minuto e 10 secondi, c'è subito il primo corner in favore della squadra ospite. C'è forte vento e quest'oggi a Prato La Serra. Dalla bandierina è pronto il numero 11 Granata Iannone. Le raccomandazioni del direttore di gara, l'indirizzo dei duellanti. Ecco la battuta del piazzato, palla allontanata da Pastina, ci prova di controbalzo Monaco, conclusione ciabattata, nessun problema per Pizzella. Manovra l'Avellino con il numero 5 Pastina a cercare lo scatto di Strianese, palla irraggiungibile per il numero 11 della formazione di casa, a raccogliere il pallone Cesarano che gioca con una vistosa benda al braccio destro. Rimessa laterale del numero 2 Granata, altra rimessa con le mani sempre a favore della Salernitana, è sempre Cesarano a battere, l'appoggio per Volpe, il quale ha provato ad allungare, imprecisione in questa circostanza, rimessa con le mani, stavolta a beneficio dei padroni di casa, la sponda di Strianese non raccolta da Paudice, irraggiungibile il pallone per Paudice. In campo i duellanti sono nati nell'anno 2001, la battuta della rimessa laterale in favore dell'Avellino, il controllo di Volpe
sbaglia pure Volpe. Il vento è complice anche degli errori di impostazione da parte dei calciatori. Altra rimessa laterale in favore degli Irpini. Va giù Strenese, lascia correre il direttore di gara. Anzi no. Sembrava lasciar correre il signor Carrione. Alla fine ha segnalato la scorrettezza commessa ai danni di Strenese, piazzato per la formazione biancoverde. 3 minuti e 32 secondi dall'inizio di questo derby. 0-0 tra Avellino e Salernitana. Con la battuta del calcio di punizione. Palla in piena aria. Calcio d'angolo. L'ha toccata Schiavone, ci pare. Sì, sarà calcio d'angolo. Attaccante della Salernitana ha rischiato la più classica delle autoreti, ha anticipato anche il suo portiere, buon per lui che la sfera ha sorvolato la trasversale. Pericolo per i Granata. L'Avellino usufruisce di un altro calcio d'angolo. Ancora un'interruzione da parte del direttore di gara che anche in occasione del calcio d'angolo battuto dalla Salernitana ha dovuto intervenire per richiamare i contendenti ad un comportamento più consono alle regole. Stavolta insiste l'Avellino, sarà stato un colpo di testa di un difensore Granata, stavolta indirizzato verso la metà campo avversaria, ma l'Avellino si mantiene in zona d'attacco. La squadra di Dario Rocco sta pressando ora i calciatori Granata. Doppio confronto quest'oggi a Pratola Serra tra Avellino e Salernitana a livello di under 15 ed under 16. Nella sfida che ha visto contrapposte le under 15 ha prevalso la Salernitana per una rete a zero. Ora la squadra di casa è chiamata a vendicare la sconfitta. Dei calciatori biancoverdi under 15. Allontana del Regno. Rimessa laterale Salernitana. Quinto del primo tempo, 0-0 tra biancoverdi e Granata. Di testa colpisce Strianese. Ecco Galiano ad allontanare, senza fronzoli. Messa laterale subitanea dell'Avellino. Strianese, c'è lo scatto del numero 11, ma su di lui rompe Galiano che gli sbarra la strada e si rifugia in faro laterale. Con le mani è pronto Cimmino, maglia numero 3, la formazione biancoverde. Novella, il capitano, libera l'area. Intervento di Tortora. La Salernitana è fortunata nel rimpallo, poi c'è Sagna che legge bene la traiettoria della sfera. C'è lo scatto in posizione regolare di Iannone. Sagna a proteggere l'uscita di Pizzella, che s'adagia e fa suo il pallone. Sesto del primo tempo. Nel campionato nazionale Under 16 ogni frazione ha una durata di 40 minuti. La piroetta di Paudice, portapalla ancora Paudice, strattonato da Cesarano, ancora Paudice. La corsa insistita del numero 10. Alla fine c'è calcio d'angolo. La corsa a testa bassa di Paudice che ha messo in difficoltà la Salernitana. Ora calcio d'angolo per l'Avellino. La battuta dalla bandierina, la formula Pastina per i biancoverdi, il cross di Pastina, palla in sottoporta e c'è il vantaggio dell'Avellino con Parecoiro, è il settimo del primo tempo. La rete di Coiro, sì giusto, che ha sfruttato al meglio l'assist di testa di Corcione. Un po' statica la difesa della Salernitana sotto misura.
Coiro ha indirizzato il pallone alla sinistra di Prudente, che nulla ha potuto. Poco reattiva la difesa degli ospiti. Coiro e Corcione hanno dialogato in maniera più o meno agevole. L'Avellino è in vantaggio al settimo del primo tempo. Gol di Coiro, che si è girato praticamente indisturbato ed ha indirizzato il pallone nell'angolino basso alla sinistra di Prudente. Dunque Avellino in vantaggio. Si sblocca il derby al settimo della prima frazione di gioco. Ora la reazione della Salernitana con Gambardella, traiettoria bassa, palla respinta. Iannone serve Prudente. Rilancio del portiere della Salernitana. Allora nel cerchio di centrocampo lo spiovente, c'è Novella a mettere ordine. Cesarano, il tocco di Schiavone, non si lascia superare Pastina, ma è ancora Novella per la Salernitana, perde palla, la recupera Volpe per i Granata. Imposta il numero 4 di mister Emanuele Ferraro, è un fuorigioco del Regno. Si arrabbia Rocco con i suoi, le sue urla si sono udite sin qui. Calcio di punizione per l'Avellino. Sanzionata la posizione irregolare di Del Regno. Ancora la formazione biancoverde che ora veleggia sulle ali dell'entusiasmo per il vantaggio siglato da Coiro al settimo di questa prima frazione di gioco, che vede dunque l'Avellino in vantaggio per una rete a zero. Insiste la formazione di casa. Cimmino, palla in aria di testa, l'intervento di Guarracino, riconoscibilissimo dalla folta chioma. Ancora la Salernitana. Intervento da Tergo di La Monica su Monaco, quasi omonimi, giudicato regolare. Rincorre il pallone vanamente Paudice, rimessa laterale per la Salernitana. Del Regno. Pallone filtra, subisce fallo Del Regno. Era pronto Corcione a mettere in mezzo, ma il direttore di gara ha arrestato il gioco, fermando l'avanzata del numero 6 avellinese, che ha avuto il merito nell'azione del gol biancoverde di innescare in piena area di rigore Coiro. Sbaglia la Salernitana, lo scatto di Coiro. L'intervento di Prudente in corner ha provato la soluzione bassa anziché tentare il pallonetto. Coiro, Prudente è riuscito a deviare in corner. Non ha cercato il pallonetto Coiro, molto probabilmente non ci sarebbe stato scampo per Prudente. L'attaccante ha scelto la soluzione bassa e il portiere della Salernitana è riuscito ad arrivare su quel pallone e a scongiurare la rete del 2-0. Avellino vicinissimo al raddoppio. Calcio di punizione per la Salernitana. Occasione gol per Coiro, che ha sfiorato la doppietta. La sua conclusione era avvicinata, il suo raso terra è stato deviato in corner da Prudente. Non ha scelto il pallonetto Coiro, sarebbe probabilmente stata la soluzione vincente, la soluzione migliore. Fatto sta che si resta sull'1-0, è il 12esimo. Il derby è già riservato, già un paio di emozioni. La rete di Coiro, il gol fallito dallo stesso Coiro. Calcio di punizione per i Granata, Volpe alla battuta. La respinta dell'alto numero 4, Sagna. Ora Strianese per l'Avellino, prova a distendersi in contropiede la squadra di Rocco. Tortora, non si fa superare Gambardella. L'Avellino però insiste. C'è fuorigioco,
che è stato segnalato dall'arbitro, non dal guardalinee. Calcio di punizione per la Salernitana. Sarà prudente ad andare alla battuta. Il destro del portiere della Salernitana, grande protagonista sull'occasione capitata a Coilo, che si è involato verso la porta. Il rasoterra dell'attaccante biancoverde, la presa in tuffo, la deviazione in tuffo di Prudente a salvare la propria porta dal gol dello 0-2. Il suo intervento tiene in partita i calciatori granata, anche se la sfida è ancora lunga. Siamo solo al 13° della prima frazione di gioco. Rimessa laterale per la Salernitana, che ora deve reagire dopo 13 minuti all'insegna dell'intorpidimento, del torpore. Il cross di Schiavone allontana la Monica. Ecco l'Avellino, l'eleganza di Istrianese, all'indietro per Pizzella. Indeciso sul da farsi, alla fine sceglie di rinviare lungo. Altra respinta, ancora Avellino con Corcione, Cimmino. La Salernitana recupera palla con il mobilissimo Schiavone, fermato però Volpe. Il dribbling di Volpe ci prova dalla distanza, il numero 4 granata, la presa sicura di Pizzella, tiro piuttosto telefonato, nessuna difficoltà di sorta per l'estremo difensore biancoverde. Stavolta va il rinvio corto però. Sagna, va incontro al pallone la Monica, fermato la Monica, c'è Novella, elude il contrasto di la Monica. Insiste la formazione ospite, che è sotto di un gol, fermato Del Regno. Prova a ripartire l'Avellino, lo scatto vano di Istrianese, mister Rocco che plaude le intenzioni del suo calciatore. Gesto d'approvazione anche da parte di Istrianese. Il palleggio di Del Regno, Novella, Schiavone, Del Regno, terza. Il tocco di Corcione, ma c'è anche il tocco dello stesso Del Regno. Messa laterale per l'Avellino. 15° del primo tempo, 1-0 Avellino, gol di Coiro. Volpe, non riesce ad avanzare Volpe, è lui stesso a rimediare all'errore commesso in precedenza. Allontana Cesarano in maniera energica, Iannone ora. Intervento in chiusura di Cimmino, palla in faro laterale. È sfortunato Iannone, l'assistente del signor Carrione assegna la rimessa all'Avellino. Con le mani è pronto Cimmino. C'è il vento a disturbare le manovre dei calciatori in campo. Ecco Cesarano all'indietro per Prudente. Lo è in questa circostanza di nome e di fatto. Ecco l'Avellino con Gargano. Pallone filtra. Tortora. Corcione, alla respinta, ancora Avellino, il destro di Istrianese e palla al lato. Applausi per il numero 11 biancoverde. Va al rilancio Prudente, rimbalzo del pallone per Cimmino, che si accontenta della rimessa laterale saggiamente, a nostro avviso. Non era facile controllare il pallone con Del Regno in agguato. Sbaglia ancora la Salernitana, ci riprova l'Avellino, sbaglia pure la formazione di casa. Novella, Volpe, tiene palla Volpe, attende rinforzi, li trova in Novella. Ecco il capitano granata, sterza Novella, si accentra, l'uscita di Pizzella su Iannone,
buona iniziativa di Novella a tagliare la difesa. Si rimette in moto la formazione di Rocco. Lungo lancio in avanti. Gambardella anticipa Coiro. Ora Gargano. Ecco la Monica. L'Avellino guadagna una rimessa laterale. Gargano. Tortora. Sagna. Verticalizza Sagna per la Monica. L'ultimo tocco è suo. Rimessa laterale in favore della Salernitana. La battuta di Gambardella per Novella. Duello aereo tra Schiavone e Sagna. La Salernitana riparte con Volpe. Novella. Cesarano sul lato di destra. C'è Del Regno a supporto. Il lancio lungo di Novella. Occhio a movimento di Iannone. La respinta di Pizzella. Doppio balzo del portiere biancoverde. Occasione gol per la Salernitana al 19esimo. Per la prima volta nel corso di questo primo tempo la squadra ospite si rende pericolosa. Il destro di Iannone in diagonale ha impegnato in due tempi Pizzella. Ecco l'Avellino, non riesce ad incuinarsi il Strianese. Novella con autorità, con baldanza, avanza con il pallone. Iannone prova a crescere la formazione di Ferraro. Del Regno non si lascia superare. Cimmino che allontana il pallone, che è ancora preda di Granata. Novella, Cesarano, Galiano, Novella ancora, il tocco con la suola, l'appoggio in dito per Cesarano. Schiavone riesce a mantenere, no, non riesce a mantenere il pallone in campo Del Regno, che pure si è sforzato nel tentativo di mantenerlo buono, giocabile. Ecco l'Avellino. Pizzella. Il rilancio del portiere biancoverde. Sbaglia l'appoggio Paudice. Coiro. Colto in controtempo Paudice. Offside di Schiavone. Posizione netta di fuorigioco. Cimmino. Strianese si lascia rimontare da Volpe. C'è rimessa laterale per i campani di Irpinia. Con calma Cimmino va a raccogliere il pallone. Siamo al 21esimo. Siamo a metà strada di questa prima frazione di gioco, che vede l'Avellino in vantaggio per 1-0, grazie al gol messo a segno al sesto minuto dall'attaccante Coiro. È in posizione regolare la Monica. Ecco la Monica, carica il destro e palla alta. La conclusione defilata di Giuseppe La Monica. Non si è servita di servire al centro il compagno, ha provato la conclusione sul primo palo. Palla alta, che non ha centrato lo specchio della porta. Alla fine si scontrano Coiro e proprio la Monica. Rimessa laterale per la Salernitana. Terza chance per l'Avellino. Una andata a buon fine con Coiro, poi due occasioni fallite. Plateale, nitida quella capitata sui piedi di Coiro. Quando si era già sull'1-0, a tu per tu con il portiere avversario, Coiro si è lasciato deviare in corner il rasoterra. Calcio di punizione ora per l'Avellino. La battuta di Sagna. Svetta Galiano. Il fallo di Corcione su Novella,
Calcio di punizione per la squadra salernitana. Guarracino. Serve Gambardella sulla fascia sinistra. Lancio di Gambardella. Manca il pallone Tortora. La Monica ruba palla. Corcione. Tortora. La Monica si ferma. Corcione. Ancora Avellino, fermato Paudice, va a distendersi la Salernitana, brutto fallo su Schiavone, ci sarà il primo giallo del match all'indirizzo di Sagna. Primo ammonito di questa partita, provvedimento disciplinare cade al 23esimo del primo tempo, ammonito Sagna. Brutto l'intervento sull'attaccante della Salernitana Schiavone, il provvedimento a nostro avviso ci sta tutto. Calcio di punizione per gli ospiti che hanno rischiato con la Monica per la seconda volta il gol del 2-0. Cesarano, la scodellata in aria, allontana la Monica alla distanza. Ci prova Volpe, palla abbondantemente al lato, non sappiamo con quanta convinzione Volpe abbia puntato la porta avversaria, la battuta di Pizzella. Calcio di punizione ancora per gli ospiti, Novella si allontana dal pallone. Quasi spinto dal numero 5 Galiano, che mette in moto Del Regno. Ancora Cimmino a sbarragli la strada. Rimessa laterale per la Salernitana in zona d'attacco. Siamo più o meno all'altezza della tre quarti. È pronto Cesarano a rimettere il pallone in gioco. Il tocco per Novella, che vince un primo dribbling, un secondo, poi va giù. Calcio di punizione ancora per la Salernitana. 25esimo. Nella prima frazione di gioco Avellino in vantaggio per una rete a zero. Confabulano Iannone, Cesarano e Del Regno. E tutti e tre hanno il volto verso il guardo del proprio allenatore per raccogliere le indicazioni. Palla in aria, allontana Paudice. Avellino può risalire la corrente. Rimessa con le mani, pronto Cesarano. Battuta della rimessa con le mani, non impeccabile nel controllo Stranese, che perde inevitabilmente palla. A lungo l'apertura di Schiavone per Del Regno. Traversone sbagliato completamente dal numero 7 Granata. 26esimo, 4 minuti alla mezz'ora. Avellino 1, Salernitana 0. Under 16. Pronto Pizzella al rinvio con il destro. Coiro si allunga il pallone favorendo l'allontanamento di Guarracino. Riesce ad arrivare su quella pallaccia Gargano. Paudice, fermato Paudice. Lotta Monaco, ancora Monaco che porta a casa il massimo, un calcio di punizione. Si era avventurato in un paio di dribbling, in un paio di slalom a Monaco, alla fine è stato messo giù da Cimmino. Calcio di punizione per la formazione Granata. Siamo proprio distanti, poco distanti dalla panchina ospite. Altro piazzato per il team allenato da Emanuele Ferraro. Batterà Galiano. Ecco il destro del numero 5, il colpo di testa dell'alto numero 5 Pastina. Ci riprova Volpe, murato
Riparte l'Avellino, ecco la Monaca, occhio a Strianese, entra in area Strianese, l'appoggio per Paudice, il tiro cross di Paudice, palla che termina alta, rimessa dal fondo, riparte la Salernitana con Guagacino, non ci arriva sul pallone Iannone, la recupera del Regno che ora si è spostato sul versante di sinistra. Il pallone filtra, ci sarà semplice rimessa dal fondo. Con tutta la calma di questo mondo, Pizzella va a raccogliere il pallone. Ovviamente l'Avellino ha tutto l'interesse a lasciare trascorrere secondi preziosi. Il rinvio del portiere biancoverde. Svetta del Regno. Coiro per un attimo. Ecco la Salernitana. Tortora. Ecco Coiro. Temporeggia Coiro. Stagna. Corcione. Lo scatto di Paudice. Ancora Paudice. Tenta il dribbling sull'avversario, poi la sfera non perviene a Cimmino, era buona l'idea di Paudice, anticipato Cimmino dall'avversario, messa laterale per l'Avellino che sbaglia tutto mettendo in moto, innescando il contropiede della Salernitana. Iannone, la sua avanzata, insiste la squadra granata. Il cross di Novella, la respinta di Pizzella. Cesarano subisce fallo, il numero 2 della Salernitana, calcio di punizione per la squadra ospite che sta salendo di tono dopo più di uno sbandamento all'inizio di questa partita. Ha subito la rete al sesto minuto, ha rischiato la seconda capitolazione, poi però si è riassestata e l'Avellino fa più fatica a rendersi pericoloso. Volpe, si allunga il pallone favorendo l'anticipo di Stagna. Ecco Coiro, provato la verticalizzazione per la Monica, ha capito tutto Galiano. Ora Volpe. Ecco la Salernitana con Monaco, Schiavone, c'è un calciatore bianco-verde a terra, trattasi di Tortora, la Salernitana continua a giocare, il lancio di Volpe, palla irraggiungibile per Monaco, intanto c'è Tortora seduto nel cerchio di centrocampo, speriamo che non si tratta di nulla di grave, vedremo se il centrocampista biancoverde sarà in grado di continuare a giocare o dovrà gettare la spugna. Pare l'impressione che possa farcela, è già all'impiedi. Trentunesimo del primo tempo. I calciatori approfittano della pausa per dissetarsi. Si è rialzato Tortora, dovrebbe essere in grado di riprendere a giocare, sì. Anche se però deve rientrare sul rettangolo di gioco. Per qualche istante l'Avellino rimarrà in 10 in attesa che Tortora riceva l'autorizzazione a rientrare. Sì, può rientrare Tortora, ristabilita sul sintetico la parità numerica. Prova a ripartire la Salernitana. Calcio di punizione per i granata. Slalom di Monaco.
L'Avellino a cercare lo scatto di Coilo. Ancora Coilo, palla in aria. Arriva Gambardella a liberare l'area di rigore. Rimessa laterale in zona d'attacco per i padroni di casa. Ha errato nella rimessa Cimino, inversione della rimessa con le mani. Ha guadagnato indebitamente qualche metro il calciatore della Serenità nella battuta della rimessa laterale. Occhio a Novella, palla irraggiungibile per Pinto. Assist leggermente lungo per il numero 8, per il compagno. Rimessa laterale per la formazione di casa. 33esimo, 7 minuti all'intervallo. Sempre 1-0 per l'Avellino, decide Coiro. L'intervento irregolare proprio dell'autore del gol, che non riesce a raggiungere il pallone su questa fallita ripartenza biancoverde. Sbaglia la Salernitana, rimessa laterale per l'Avellino, che sta gestendo il match, non affonda tantissimo. Novella si allunga il pallone, la Monica gli fa crambolare il pallone sul corpo, non c'è rimessa laterale perché la sfera non fuoriesce. Lotta Guaracino, quasi travolto da Corcione. Novella, l'allungo sulla sinistra per Gambardella. Ci sarà ammonizione per la Monica, secondo giallo all'indirizzo di un calciatore dell'Avellino. La Monica si aggiunge a Sagna, si è rialzato a Gambardella. Calcio di punizione per la Salernitana. Quando siamo giunti al 35esimo della prima frazione di gioco, 5 minuti allo scoccare dell'intervallo, Avellino sempre in vantaggio per una rete a zero, decide Coiro al sesto minuto. Rincorrono il pallone Strianese e Cesarano, alla fine ci sarà rimessa laterale per la squadra della Salernitana. E lo stesso Cesarano a battere la rimessa laterale. Palla allungata, l'intervento di Corcione col sinistro. Il tocco di Pastina. Hanno provato a duettare la Monica e Coiro. Lo scatto di Iannone che entra in aria. L'intervento di Pizzella sul tapin. Sigla la rete dell'1-1. Schiavone. Al 36esimo la Salernitana previene al pari, con Schiavone che ha raccolto la respinta corta di Pizzella sulla conclusione di Iannone. Dunque parità a Prato La Serra. Schiavone risponde a Coiro al minuto numero 36. Mezz'ora più tardi il pareggio della Salernitana. Avellino è chiamato alla reazione. La squadra di casa è stata colpita in una fase in cui ci si approssima all'intervallo. Ora la formazione di casa che manovra. Ci sarà calcio d'angolo per i biancoverdi. Il dribbling di Strianese, ultimo tocco di un calciatore granata. Dunque parità. Ha pareggiato Schiavone, la rete siglata da Coiro. Si infiamma il derby, 1-1 ora. Ma seguiamo gli sviluppi di questo corner. Siamo in chiusura di frazione, traiettoria bassa. Corcione che rincorre il pallone, ma è un fuorigioco. C'era la percezione, il sentore, che la formazione ospite
stesse crescendo in una certa misura. Fermato la Monica, il break granata con Iannone, ancora Iannone, destro, numero 11 Sparacchi altissimo. Rimessa dal fondo, aumenta l'intensità del vento qui a Prato la Serra. Le folate disturbano molto i calciatori in campo. Lascia scorrere Cimmino. Scocca il 40° proprio in questo momento. La Vigilia Salernitana si apprestano a rientrare negli spogliatoi sul risultato di 1-1. Con le mani Cimmino. Ecco Strianese. Intervento di Guarracino. Ancora Strianese, il capitano. È in fuorigioco però Paudice. Calcio di punizione per la Salernitana. Attenta la retroguardia granata, che ha un po', come dire, serrato le fila, si è un po' riassestata dopo qualche sbandamento di inizio partita. Rilancio di Prudente. Duplice fischio da parte del signor Carrione di Castellammare di Stabia. Termina qui il primo tempo. Avellino e Salernitana ritornano negli spogliatoi sull'1-1. Vantaggio avellinese al sesto del primo tempo con Coiro. Il pareggio della Salernitana al 36° con Schiavone. A risentirci per il commento del secondo tempo. Amici sportivi alla visione, ancora immagini dal campo sportivo Modestino De Cicco di Prato la Serra. Sta per iniziare il secondo tempo della partita di calcio che vede contrapposte Avellino e Salernitana, match valido per la 23esima giornata del campionato nazionale Under 16 riservato alle società di Serie A e di Serie B. Il primo tempo vede Avellino e Salernitana sull'1-1, punteggio con cui le squadre appunto si sono riaccomodate negli spogliatoi per un breve intervallo. L'Avellino ha sbloccato il punteggio al sesto minuto di gioco con Coiro, il pareggio della Salernitana in chiusura di frazione con Schiavone. Passiamo subito alla rilettura delle distinte. Partiamo dall'Avellino che ha già effettuato un cambio tra il primo ed il secondo tempo. Pizzella tra i pali numero 1, 2 Gargano, 3 Cimmino, 4 Sagna, 5 Pastina, 6 Corcione, 7 La Monica, 8 Tortora, 9 Coiro, 10 Paudice, 11 Strianese. In panchina pone Noviello, Caputo, Farinelli, Caliso, Caso, Sabatino, Dello Rocco, Pacilli, allenatore signor Dario Rocco. È entrato per l'Avellino il numero 17 Caso. Vedremo al posto di chi, anche in campo anche Farinelli. La Salernitana schiera Prudente tra i pali numero 1, 2 Cesarano, 3 Gabardella, 4 Volpe, 5 Galiano, 6 Guaracino, 7 Del Regno, 8 Monaco, 9 Schiavone, 10 Novella, 11 Iannone. A disposizione Giordano, Inghilterra, Fucci, Petrucci, De Rogatis, Landri, Ferrara, Sorbo e Pinto. Allenatore signore Emanuele Ferraro. Dirige il match Carrione, appartenente alla sezione di Castellammare di Stabia, coadiuvato da Leonetti e Iazzetta, entrambi appartenenti alla sezione di Frattamaggiore. Calcio di punizione per l'Avellino, che ha avuto 20 minuti di buon calcio, ha siglato la rete con Coiro, poi i lupi si sono divorati un paio di occasioni da rete, nitida quella capitata a Coiro sull'1-0, poi la Salernitana è cresciuta ed è prevenuta al pareggio con Schiavone al 36° del primo tempo, dopo che Iannone a tu per tu con Pizzella si era lasciato ribattere il pallone. Sulla ribattuta, sulla corta respinta
del portiere biancoverde, lesto, scaltro, schiavone, a siglare il gol dell'1-1 per la Salernitana, tutto da rifare per l'Avellino. Farinelli prova a ripartire la formazione locale con Paudice, che però si è trascinato il pallone in faro laterale, rimessa con le mani a beneficio degli avversari. Cesarano, Galiano, lo scambio ancora con Cesarano che elude l'intervento di Paudice. Il fallo di Caso sul numero 8 Monaco, calcio di punizione per la Salernitana under 16. È pronto Galiano, numero 5, ad andare alla battuta. Si guarda intorno il centrale difensivo di Ferraro, palla in aria, la presa sicura di Pizzella, estremo difensore biancoverde che effettua lo spiovente. Gargano, ancora l'Avellino, ecco Corcione, dovrebbe essere uscito Cimmino per l'Avellino, uno dei due sostituiti è Cimmino, al suo posto Caso. Il movimento di Schiavone, l'autore del gol del pari, il dribbling di Schiavone, insiste l'attaccante della Salernitana, Caparbio nella circostanza, per poco un ulteriore rimpallo non lo stava favorendo, cioè fuori gioco, sanzionato ai calciatori granata, calcio di punizione per l'Avellino. Ci sarà un cambio anche tra le fila granata, un ulteriore cambio anche per l'Avellino. Fuori del regno per la Salernitana, abbastanza contrariato il numero 7 Granata, al suo posto il numero 13 Inghilterra. Anche l'altro numero 7 abbandona la partita, trattasi di La Monica che tra l'altro è già ammonito, dentro Caliso, casacca numero 16. Calcio di punizione per l'Avellino, la ripresa è iniziata da 5 minuti, di testa colpisce Guarracino, Caliso, Farinelli, lungo lancio, calcio di punizione per la Salernitana, rimessa dal fondo, Galiano, testa, anzi con la spalla, Caliso, ancora Caliso, rimessa con le mani in favore dell'Avellino, insiste la formazione biancoverde, si difende nel miglior modo possibile la Salernitana, una serie di errori a centrocampo, prova a sgusciare il numero 10 Novella. Doppio giallo per Sagna, espulso Sagna, Avellino che disputerà gran parte della ripresa in 10 uomini. Si complica ancora di più la faccenda per la squadra di Dario Rocco. Calcio di punizione per la Salernitana che potrà giovarsi dell'uomo in più. Ecco Volpe, il cross in aria, l'uscita di Pizzella, fallo ai suoi danni commesso da Guarracino.
rimane contuso Pizzella. Il direttore di gara gli si fa incontro per sincerarsi delle sue condizioni. Si rialza il portiere dell'Avellino, Avellino ridotto in 10, 1-1 il punteggio quando siamo al settimo del secondo tempo. L'espulsione di Sagna ha regalato alla Salernitana l'uomo in più, la favorevole prospettiva per i Granata di disputare poco più di mezz'ora con un uomo di vantaggio sul sintetico. Coiro, Paudice, Caso, stavolta c'è calcio di punizione per l'Avellino, richiamo verbale per il numero 8 Monaco, piazzato nella formazione di casa. Sarà Pastina ad andare alla battuta. La battuta di Pastina, la palla che attraversa tutta l'area e si perde sul fondo senza che Coiro e Strianese potessero impattare. Fuori Farinelli per l'Avellino, evidentemente problema fisico per Farinelli. Momento difficile per l'Avellino. Per non dire complicato, formazione di Rocco in inferiorità numerica e con qualche acciacco di troppo. Eppure il match sembrava incanalato su binari diversi. La faccenda si è complicata. Sia Vedino che Salernitana. Lo scatto di Coiro non riesce ad addomesticare il pallone. C'è calcio di punizione per la Salernitana. Non crediamo che Coiro fosse in offside. Comunque Galiano aveva rimediato all'imbucata avellinese. Dicevamo, sia Avellino che Salernitana occupano il penultimo gradino della graduatoria con 19 punti cada uno. Pallone rimane in campo, il vento inganna, mette in difficoltà i calciatori. Tutti avevano battezzato il pallone sulla tettoia della tribuna, invece è rimasto in campo. Calcio di punizione per l'Avellino, il pallone scorre e si spegne tra le braccia di Prudente. Riparte la Salernitana che, ricordiamolo, ha un uomo in più. Calise, lo scatto di Mario Strianese, si arrangia come può su di lui Guarracino. Alla fine la rimessa laterale è sua. Undicesimo, poco meno di mezz'ora al triplice fischio. Avellino e Salernitana sono sull'1-1, ma la Salernitana ha l'uomo in più. Espulso tra le fila dell'Avellino Sagna per doppia ammonizione. Riparte l'Avellino, Strianese cercare lo scatto di Coiro, pare raggiungibile per l'autore del gol del momentaneo vantaggio dell'Avellino. Galiano, Cesarano, Monaco, lotta a caso,
La rimessa laterale è per i Granata. Ecco Cesarano, Novella. Passaggio corto per Volpe, il quale decide di cambiare gioco. Siamo sul versante di sinistra, avanza la Salernitana con Inghilterra. La chiusura in tackle di Gargano. Rimessa laterale in zona d'attacco per la squadra ospite. Tredicesimo, sempre 1-1. Palla ancora per Inghilterra. La combinazione con il compagno, trattasi di Gambardella. Alla fine c'è rimessa laterale per l'Avellino. Ecco Calise che scambia con il compagno. Corcione, ancora Calise. Prova a distendersi l'Avellino. Lancio troppo lungo, impreciso per Paudice. Riparte la Salernitana, si fa vedere Monaco che sprinta. Il tocco di Caso, messa laterale per la Salernitana. Cesarano con le mani, il movimento di Monaco. Alle spalle di Caso c'è Novella, palla allontanata da Caso. Calise lotta con il numero 4 Volpe. Galiano. Perde palla Paudice. Iannone. Monaco sull'auto di destra. Ancora Monaco che non riesce a penetrare in area di rigore. Tocco di Cesarano che volontariamente mette in moto Coiro. Deve fermarsi Coiro, è isolato. Non riesce lo scambio con Paudice. Ha capito tutto Cesarano che va al tappeto, si gioca per il vantaggio. Caso a raccogliere il pallone vagante, ancora Caso alle calcagna Iannone. Tocco ultimo di Caso, rimessa laterale per la Salernitana. Cesarano va a raccogliere il pallone. Siamo al 14° della ripresa, 1-1 tra Avellino e Salernitana. La Salernitana però ha un uomo in più. L'Avellino paga numericamente l'espulsione di Sagna. La rimessa dal fondo che sarà battuta dal portiere Pizzella. Ecco Coiro, se lo scavalcato Novella, Coiro, il pallone non filtra, glielo ruba Volpe, tiene palla Volpe, all'indietro per Cesarano, schiavone, palla per Iannone, inserimento ancora di Iannone, alla fine Pizzella, gli impalli stavolta hanno favorito la difesa bianco-verde. Rilancio di Pizzella direttamente in fallo laterale. Si profila un doppio cambio per i Granata. Allora, out Schiavone. Dentro il numero 18 Ferrara. Fuori anche Monaco. Vediamo chi ha al suo posto, il numero 16 De Rogatis. Dunque Ferrara e De Rogatis al posto di Monaco e Schiavone. Cesarano, ancora palla per Cesarano, anzi Volpe, chiedo scusa. Anche Volpe come Cesarano ha una bendatura al braccio, anche se sinistro. Ecco l'Avellino, Coiro può involarsi, Coiro avanza, ancora Coiro, entra in aria, Coiro, gol! L'Avellino è in vantaggio, contropiede letale di Coiro al 17° del secondo tempo. L'Avellino in inferiorità numerica si ritrova nuovamente in vantaggio. Coiro che
sigla una doppietta che riscatta il clamoroso errore del primo tempo. E la formazione di casa, in inferiorità numerica, ricordiamolo, si ritrova in vantaggio per 2-1. 17° del secondo tempo. Coiro riporta in avanti l'Avellino. Deve stringere i denti la formazione di Dario Rocco perché è in inferiorità numerica. Dovrà moltiplicare le forze la formazione di casa se vuole difendere il prestigioso risultato. Ora Ferrara, palla in mezzo, intervento di testa di Gargano, corner per la squadra allenata da Emanuele Ferraro, colpita in contropiede, si è involato Coiro, stavolta l'attaccante biancoverde ha avuto la freddezza necessaria per superare Prudente nell'uscita, cosa che non era accaduta nel corso del primo tempo, quando già prima l'attaccante era riuscito a sbloccare lo 0-0, ha avuto l'opportunità per siglare il raddoppio, ha fallito, stavolta no, stavolta non ha perdonato, non ha lasciato scampo a Prudente e memore dell'errore precedente è riuscito a colpire sulla classica azione di contropiede. 2-1 per l'Avellino. Rimessa laterale per la squadra biancoverde. Lotta Gambardella con un avversario. Invio corto di Cesarano. Ruba palla Corcione. Guarracino. Gambardella. L'Avellino ha ritrovato il vantaggio in una fase di gioco in cui sembrava alla mercé della sanità, nel senso che i Granata davano l'impressione di controllare agevolmente gli avversari anche grazie alla superiorità numerica, ed invece stranezze del calcio, si ritrovano sotto per 2-1 e devono stare attenti alle ripartenze biancoverdi, come in questo caso Strianese. Ancora Strianese, si rialza, era scivolato. Ancora Strianese, Guarracino non lo molla. C'è pure Novella, lotta Strianese, è circondato anche da tre avversari. Porta a casa il massimo, la rimessa laterale. Stremato Strianese. Palla ancora per il numero 11 biancoverde. Intervento in scivolata di Gambardella. Dovrebbe esserci calcio d'angolo. Sì, ci sarà corner per la squadra di casa che mantiene in questa circostanza la Salernitana lontana dalla propria area. Siamo a metà del secondo tempo, 2-1 per l'Avellino. Decide Coiro, autore di una doppietta. La battuta del calcio piazzato. Le due reti dell'attaccante biancoverde sono state inframmezzate dalla segnatura del salernitano Schiavone, che però è uscito dal campo. Riparte la Salernitana con Guarracino, passaggio impreciso del calciatore Granata. Iannone non può arrivare su quella sfera. Rimessa laterale per l'Avellino, la respinta di Gambardella. De Rogatis per un attimo. Iannone, palla ancora per Iannone, si allunga il pallone, c'è il fallo però di Calise su Iannone, calcio di punizione per la Salernitana. A Iannone va gran parte di merito l'occasione del gol che ha portato la Salernitana a pareggio. Batterà Volpe, la squadra ospite, che è avanti di un uomo ma
è indietro nel punteggio, nel parziale. La battuta di Volpe, la palla che si infrange sulla barriera, ancora Volpe che può alimentare l'azione per i suoi. La palla è uscita, nulla di fatto, rimessa laterale per l'Avellino. 22esimo al nostro cronometro. Siamo a un po' più della metà di questo secondo tempo che vede l'Avellino in vantaggio per 2-1, un po' a sorpresa, contro la Salernitana che può giovarsi dell'uno in più. Ecco Inghilterra, controllo di Inghilterra, il colpo di tacco per la corrente Cesarano, traversone basso, area liberata. Galiano per la Salernitana, il dribbling su Coiro, l'appoggio per Guarracino, lo scambio con Volpe, il lancio calibrato sulla sinistra per Iannone che va al traversone, stacca Inghilterra, la presa di Pizzella sicura sul colpo di testa di Inghilterra che ha raccolto il traversone dalla sinistra effettuato da Iannone, a nostro avviso il migliore in campo. Lo spiovente, ha rischiato Volpe su quel controllo, per poco non serviva Coiro, ha risolto tutto Guarracino. Ora la Salernitana con Cesarano, Volpe, Pastina con calma, non riesce ad allontanare come avrebbe voluto, Corcione lotta, subisce fallo da De Rogatis, calcio di punizione. Sarà Pastina a battere il piazzato, il sinistro del numero 5 bianco-verde, Gambardella non riesce ad allontanare, c'è rimessa laterale per l'Avellino, tocco ultimo di Gambardella che va pure a chiarirsi con Strianese. Ecco Strianese in movimento, ha sempre Gambardella alle calcagne, ora c'è Guarracino a contrastarlo, riparte la Salernitana sempre con Gambardella, avanzano i Granata. Inghilterra riceve palla sulla destra, ancora Inghilterra, entra in area, intervento di Caso a spedire il pallone in un fallo laterale, rimane lì davanti la Salernitana a caccia del gol del 2-2. Cesarano, Novella, tiene palla il capitano, ancora Novella non riesce a superare il muro bianco-verde, non si è lasciato sorprendere Corcione ma insiste a testa bassa la formazione di Emanuele Ferraro, beffata da Coiro al culmine di una la più classica azione contropiedistica. Ferrara, Volpe, sarà ammonito Volpe, prima ammonizione per un calciatore della Salernitana. Volpe rimane anche vittima di crampi. Primo provvedimento disciplinare all'indirizzo dei calciatori Granata. Monito Volpe. Che ha pagato con il giallo il fatto di essersi lasciato sfuggire l'avversario su un controllo della sfera maldestro. Volpe ha perso la disponibilità della sfera, poi ha steso l'avversario che si accingeva ad avanzare verso la metà campo avversaria. Esce proprio Volpe per la Salernitana. Al suo posto Petrucci, numero 15.
la battuta del calcio di punizione. Coiro, lotta Coiro, palla che resta in area di rigore, di testa allontanato Novella. Insiste l'Avellino con Coiro, il pressing degli uomini di Rocco è efficace. Strianese, gioco di gambe di Strianese. Per un soffio non è venuto fuori alla grande da quella situazione che si è rivelata complicata. Riparte la Salernitana. Strianese riesce a servire Caputo. Avanza Caputo sulla fascia destra. Il colpo di testa di Petrucci. Corcione, Caso, ancora Caso, lotta Caso, esce a servire Corcione, si sgancia Coiro, è fuori gioco. Corretta la segnalazione del guardaline, è apparso evidente che Coiro fosse al di là di tutti. Ecco la Salernitana, perde palla De Rogatis, ancora l'Avellino che può distendersi. Paudice, ancora Paudice, attende i rinforzi, Paudice deve fare tutto da solo, viene fermato da Cesarano, complice anche la stanchezza, è chiaro che l'uomo in meno aumenta la necessità di sprecare energie per sopperire appunto al vuoto causato dall'inferiorità numerica. Attenzione ancora alla Salernitana, il sinistro di De Rogatis, se non andiamo errati, palla al lato, buona opportunità per la squadra ospite. Intanto sta per uscire Strianese per l'Avellino, dentro il numero 20 Pacilli, la fascia di capitano sull'avambraccio sinistro di Corcione. Si allontana lentamente Strianese, Corricchia ora il numero 11, deve sveltire i tempi, dentro Pacilli. Scocca la mezz'ora di gioco del secondo tempo. 2-1 tra Avellino e Salernitana. Pizzella al rinvio. Anticipato Coiro. Si lotta. Paudice. Il rimbalzo e la presa di Prudente, che sveltisce i tempi. Ancora la Salernitana, Novella, ringhia su di lui Corcione, ancora Novella, avanza il capitano Iannone, cambia il gioco sulla sinistra, Iannone, riceve palla ancora il numero 11, messo giù da Calise. Calcio di punizione per la Salernitana, sarà Iannone a battere. Si lotta sull'out di sinistra, ci sarà corner per la Salernitana. Si riaffaccia dalle parti di Pizzella la squadra granata. Sarà Iannone a battere il calcio piazzato, l'incursione d'Inghilterra ha fruttato un corner per gli uomini di Ferraro, la palla rimane lì, lotta Pacilli, ne è entrato, allontana Gargano, fermato Gargano, Avellino prova a reinnescare il contropiede per colpire, lascia uscire il pallone Pizzella. L'ennesimo rilancio del estremo difensore biancoverde, 32esimo. Avellino 2, Salernitana 1. I granata di nuovo in possesso palla, De Rogatis. Ha servito un compagno, ancora De Rogatis. Sorbo, perde palla Sorbo. Corcione,
Serve Coiro, che ingancia duello velocità con Guagacino. Ancora Coiro, ancora duello con Guagacino. Intervento di Corcione. Petrucci, intervento ai limiti della regolarità. Chiedevano la gamba tesa gli avellinesi. Ha lasciato correre il direttore di gara. Novella, tallonato da Coiro. Accelera il capitano della Salernitana. Coiro viene alle sue spalle e favorisce l'inserimento di Pacilli. Ecco Coiro. La sua doppietta sta regalando la vittoria all'Avellino. Calise. Coiro. Lo scambio con il compagno. Trattasi di Caputo. Lo scatto di Paudice. E solo Paudice fronteggiato da Guagacino. Calcio d'angolo per gli Irpini. Sarà Paudice a battere il calcio d'angolo. Serve Pastina, si distrae la Salernitana. Il cross basso di Pastina. Nessuno ci ha creduto sul traversone basta del numero 5 biancoverde. La palla che si è spenta al lato. Buono il cross di Pastina. Ora la Salernitana, che deve recuperare nel punteggio. Caputo, Calise, Guagacino, De Rogatis, palla respinta, Pacilli ha subito fallo da capitan Novella, calcio di punizione per la squadra padrona di casa. Il programma della 23esima giornata, si sono già disputate Palermo-Ascoli, finita 2-1, e Napoli-Ternana, terminata 0-0. Poi Pescara Latina, Frosinone Crotone, Avellino Salernitana, Roma Bari e Perugia Benevento. La classifica dell'Under 16 vede la Roma in testa con 58 punti, Napoli 44, Benevento 38, Palermo 33, Ascoli e Ternana 31, Frosinone e 30, Pescara 29, Bari 27, Latina Perugia 24, Avellino e Salernitana 19, Crotone 14 punti. Il prossimo turno: Perugia Avellino, Salernitana Palermo, Bari Pescara, Latina Frosinone, Crotone Napoli, Ascoli Roma, Benevento Ternana. Ha rubato palla Calise. Rimessa laterale per gli Irpini. 5 minuti al 40esimo più eventuale recupero. Avellino in inferiorità numerica ma in vantaggio per 2-1 sulla Salernitana. Avellino, che nel corso di questa stagione regolare ha vinto 5 partite, ne ha pareggiate 4 e ne ha perse 13. Una vittoria in più per la Salernitana, 6, un solo pareggio e 15 sconfitte. Nello scorso turno di campionato, Granata vittoriosi in casa sul Perugia per 2-0, Avellino Corsaro ad Ascoli per 1-0. E nel prossimo turno, come dicevamo, Perugia Avellino e Salernitana Palermo. Ci sarà la sosta, i campionati under 16 e under 15 riprenderanno nel weekend del 1 e del 2 aprile. Riposa il campionato nazionale primavera perché è in corso il torneo di Viareggio, piazzato per gli Irpini al 36esimo la battuta di Pastina. Il pallone si perde sul fondo. Il rammarico di Coiro, che però applaude subito il compagno. Rimessa dal fondo, prudente. Palla subito per Galiano, non c'è molto tempo a disposizione della Salernitana per provare ad evitare la sconfitta. Ferrara, Novella, l'uscita di Pizzella sullo scatto di Iannone, sull'imbucata di Novella. Pronto il portiere dell'Avellino a far suo il pallone.
la minaccia portata da Ferrara sull'impostazione di Pizzella nel rinvio. Lotta Paudice, Quarracino, intanto è rimasto un calciatore granata al tappeto, trattavasi di Novella che si è prontamente rialzato. Novella lascia scorrere per il numero 19 Sorbo, avanza Sorbo, serve Novella che mantiene il pallone in campo, abbiamo la visuale ostruita dagli spettatori, dovrebbe esserci rimessa laterale per la Salernitana. L'Avellino resta lì, quindi presumiamo, sì, c'è rimessa laterale per i granata. De Rogatis perde palla, Pacilli prova ad involarsi, viene inseguito da Cesarano, Pacilli, retropassaggio di Guaracino per Prudente, Galiano, c'è un calciatore bianco-verde a terra, la respinta di Corcione, si è rialzato Paudice, si gioca Cesarano, attimi palpitanti di partita, non riesce a raccogliere l'assist di Novella, un calciatore della Salernitana, trattasi di Petrucci, buon per l'Avellino, male per la Salernitana. Altri secondi che se ne vanno, fallo su Guaracino, opportunità per i granata, siamo al 39esimo, un minuto alla fine del tempo regolamentare, poi ci sarà recupero, conta i passi il signor Carriore di Castellammare di Stabia, tutta la Salernitana in area di rigore a parte Novella. Ecco la battuta, l'uscita di pugni di Pizzella, c'è il tocco di Petrucci, era rimasto nelle retrovie per il Granata Inghilterra, sfuma questa opportunità per la Salernitana, stavolta la respinta di Pizzella non è stata fatale, i calciatori Granata non sono stati scaltri ad approfittarne. Sono già segnalato il recupero, dovrebbe essere 3 minuti. Ha scaraventato il pallone in avanti Calise. Prudente. Salernitana alla disperata. L'Avellino sta compiendo un'impresa. Ha siglato il gol del 2-1 in inferiorità numerica e sta portando a casa una vittoria a questo punto insperata, anche se nel corso del primo tempo, nei primi 20 minuti, la formazione bianco-verde ha sciupato più di un'occasione. Poi c'è stato il pareggio della Salernitana. Nel secondo tempo l'Avellino resta in 10. Partita che sembrava in discesa per il Granata, invece con un motto d'orgoglio, una classica azione di contropiede, l'Avellino ha trovato il gol del 2-1 che sta difendendo in maniera egregia, non ha corso grossi pericoli dopo il gol del 2-1 di Coiro, però la soglia d'attenzione deve restare alta, si gioca ancora, la Salernitana è comunque in partita. Rimessa laterale per i padroni di casa, 41esimo al nostro cronometro, ecco Paudice fronteggiato da Guaracino, ancora Paudice, lotta con Cesarano e lo stesso Guaracino, ancora Paudice, rimessa laterale per l'Avellino che tiene la Salernitana a distanza di sicurezza, il collo pieno di Corcione, rimessa dal fondo, la corsa di Prudente a guadagnare tempo, Avellino vuole lasciare il penultimo posto alla Salernitana nella classifica del girone C del campionato nazionale Under 16, attenzione ora a Sorbo
il cross di Sorbo, palla irraggiungibile per Petrucci, la sfera si perde in fallo laterale. No, c'è rimessa dal fondo, non è... messa dal fondo per l'Avellino. La palla sembrava essere terminata in fallo laterale. La battuta di Pizzella. Coiro si gira benissimo a disorientare Guagacino, poi ci prova dalla lunga distanza a caccia di un gol da Cineteca. Coiro è stato sfortunato nell'esecuzione. Prudente sistema il pallone sul punto di battuta, ingenuamente ha perso altro tempo, la Sanitana insiste e non si arrende. Novella, palla vagante, insistono i Granata, riparte l'Avellino con Corcione, ecco Paudice, può temporeggiare, può ragionare, può attendere rinforzi, ancora Paudice, traiettoria disturbata dal vento, c'è rimessa laterale per la Salernitana, ultimi disperati assalti della squadra di Emanuele Ferraro, ma non c'è più tempo per il Granata. L'Avellino vince il derby per 2-1 in inferiorità numerica. La doppietta di Coiro regala la sesta vittoria in campionato alla formazione biancoverde. Battuta a Prato la Serra la Salernitana, vendicata la sconfitta dell'Under 15 contro i Parietà Granata. Dunque Coiro grande protagonista, l'attaccante biancoverde aveva portato l'Avellino in vantaggio al sesto del primo tempo, il pareggio Granata con Schiavone al 36esimo, al 17esimo della ripresa Coiro ha siglato la rete del definitivo 2-1, un successo che consente all'Avellino di staccare proprio la Salernitana in classifica. Avellino che sale a quota 22, Salernitana penultima a 19 punti. Dall'impianto sportivo Modestino De Cicco di Prato la Serra è tutto. Mimmo Ascolesi al commento, Alfonso Iannone alla telecamera. A risentirci ai prossimi eventi di Avellino TV.